Buon primo Vlogmas. Quest'anno ho deciso di farlo anche Vlogmas e oggi siamo proprio al primo dicembre. Ve lo faccio vedere da Calantaro. Avete visto che è il primo dicembre e non dico bugie. Ho fatto pure i presepi, ce l'avete visto. Vi voglio spiegare soprattutto una cosa, perché ci sono i... perché c'è il tovagliolo, perché ci sta, c'è su un pampino e non voglio che si veda, perché comunque se è proprio brutto io ce l'ho fatto nascere, però non lo posso togliere perché la mia paura era l'anno scorso che se li mettevo nella sua scatolina e nelle cose di Natale, avevo paura che si potevano rompere e ho preferito incollarli tutti con la colla accanto. Poi c'è suo papino, però ti sei mio padre, mettici qualcosa sopra perché se è proprio brutto tu già l'hai fatto nascere, per questo sai il Scottex sopra. Sono arrivate due new entry. Allora, gli occhiali che mi sono fatti, neri semplicissimi e leccerissimi, e poi i contenitori della Tupperware, il modello nuovo, questo qua sono. Sale, caffè e zucchero. Sono i contenitori nuovi che li ho sempre voluti e li ho presi finalmente. Se qualcuno di voi ha quelli là vecchi della Tupperware, me lo scrive sotto nei commenti come si trova. Perché io so quelli là vecchi avevano, non ce l'avevano scritto vicino, ma avevano un piccolo spazietto bianco trasparente per vedere cosa ci stava all'interno del barattolo. Poi è arrivata una nuova new entry, cioè una nuova macchinetta, ma non per caffè, esclusivamente per le bevande. Nescafè Dolce Gusto. Poi, se volete una recensione, tra virgolette, una recensione della macchinetta, di come io mi trovo, me lo scrivete nei commenti. Io questa me la sono comprata ieri sera, in offerta l'ho pagata 50 euro, vi dico anche il prezzo. Se voi volete una piccola recensione, me lo dite nel canale e io ve la faccio tranquillamente, perché l'ho usata ieri e l'ho usata stamattina per farmi cappuccino. È ottimo, 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 ottimo. Il cappuccino non l'ho comprato, regalavano le capsule al suo interno, ho fatto il cappuccino con quelle. Però comprai queste qua cioccolato, che è la fine del mondo, raga, è fantastico. E ci sono due, non è due tipi, ma latte, questo qua bianco, e cioccolato, questo pecciolino, queste due qua insieme. Prima una è buon latte, ma la cioccolata è buonissima. Meglio questa che quella latte la cammeo ciobar. Questa qua è fenomenale. Io ora finisco di fare le mie cose, perché sennò il video il Vlogmas viene lunghissimo. Vi faccio rivedere se si vedono le mie decorazioni natalizie, queste qua che si attaccano. E io, come vi stavo dicendo, scusatemi,
Vado a finire quello che devo fare io, ordinare un po' la casa. Per fortuna ho gli occhiali nuovi e non mi faccio male più dietro le orecchie. Quelle là che tenevo prima, quelle con le spacchettine bianche e la montatura davanti agli occhi più stretta e colorata, non lo so come ha fatto la mia cagnolina da prendere dalla tavola e me l'ha tutte rossicchiate dietro all'orecchio e mi facevano male. E erano anche un po' più pesanti quelle. Invece queste qui nere che mi sono fatta ieri sono fenomenali. Sono fine, le pacchettine sono finissime, sono lecceissime, non le sento proprio che ce l'ho. E mi piacciono tantissimo. Io ora continuo a fare quello che devo fare in casa. E poi ci vediamo dopo. Ah, prima che vi saluti, scusatemi, probabile che oggi qualcosa avete anche dell'app per protezione di andarla prendilo dalla cameretta e ti fallo pure dopo che ho fatto un attimo tutti diciamo che to ma dopo che ho ordinato tutta casa, che ho messo tutto a posto, voglio fare anche l'app perché fatto per sempre, l'app non può mancare. A dopo! Eccoci! Allora, avete visto che ho messo il tappeto rosso fuori alla porta e avete visto che ho preso l'app dallo scatolo. Olè! Ora, apro tutti e ammetti bene. Ho preso già la folletto che qua toccano e ammetti che lo sappiamo quando tu lo muovi, lo fai, cadono lì, aspiro pure per non farceli mangiare dalle cagnoline, che se no se lo mangiano le mie cagnoline, soprattutto la stellina se lo mangia. Allora, per non farcela mangiare, ho preso già l'aspirapolvere che molto subito lì aspiro. Ora, apro un attimo tutti questi bellissimi rammettini che sono chiusi, li apro e poi non lo so se lo farò da sola o aspetterò a mio marito per farlo, ma più che aspetterò mio marito.
Perché l'abbiamo fatto sempre insieme, ma che io l'ho potuto prendere dallo scatolo, montarlo e aprirlo come farò ora, però per metterci le palline, la luce, la sedia da pattini, la sedia da pattina sopra, il mantello, ho sempre aspettato a mio marito per metterci queste cose. Anche per metterci le palline, aspettavo a lui. Per questo posso, diciamo, prepararlo, aprirlo e tutto, ma per decorarlo aspetto a mio marito come tutti gli anni. A dopo! Eccoci! Allora, non vi ho fatto vedere quanto l'aprivano. Ci è voluta una buona mezz'ora per aprirlo tutto e per aspirare i peletti che cadono da terra. Ci è voluta una buona mezz'ora, ma ce l'ho fatta. L'ho aperto tutto e poi quando viene mio marito lo riempiamo di palline. Mantello, le lucine colorate, tutto quello che ci voglio mettere sull'albero. Mamma mia, ci è voluta una buona mezz'ora. Stessa muovermi da vicino per aprirlo tutto, però ce l'ho fatta. E possiamo dire che veramente Natale sta alle porte, perché ho fatto tutto. Ah, non vi ho fatto vedere la ghirlanda che ho davanti alla porta, quello ce l'ho dall'anno scorso, fissa, non la tolgo, ora ve la faccio vedere. Vi ho fatto vedere anche la ghirlanda che ho sulla porta. E vi ho fatto rivedere di nuovo il tappeto. Il tempo fa pena, è nuvoloso, fa freddissimo. Vi ho fatto vedere come vi stavo dicendo la ghirlanda davanti alla porta. E di nuovo il tappeto. E quello lo metto periodo di dicembre fino alla Befana, il tappeto. Ma la ghirlanda su alla porta ce l'ho fissa tutto l'anno. Però quest'anno la vorrei togliere per metterla nelle cose di Natale e portare nel ripostiglio. Non è che la voglio rimanere là. L'anno scorso l'ho rimasta, ma quest'anno la voglio togliere completamente. Ora inizio a editare il video per te, quanto è venuto lungo. Comunque, anche se è venuto abbastanza lungo, non ho problemi perché ho la fibra e subito si caricherà. L'albero ve l'ho fatto vedere, l'ho aperto tutto e aspetto mio marito per decorarlo. Noi ci sentiamo dopo. Bacio e a dopo! Eccoci patatine, come avete visto, non ci ho messo proprio niente per fare la mia cioccolata.
Non ci ho messo veramente niente per farla. Mi sono fatta la cioccolata perché fa un freddo terribile. Io in casa ho fatto tutto. Avete visto, ho aperto anche il labbro. E ora che sono ferma da una mezz'oretta circa, mi è venuto un freddo addosso esagerato e ho detto che mi faccio la mia cioccolatina che mi mantiene bella calda calda. Volevi te, però ancora non ho la capsula del tè e allora ho preferito fare la cioccolata calda che almeno che profumo, che almeno mi mette un po' caldina, che comunque sono le 11 meno 20. Noi ci vediamo dopo. Io ora mi corto la mia cioccolata cattarata. A dopo! Patatine! Eccoci! Allora, nel frattempo che ci siamo salutate, ho cucinato. Ora ho spento la macchinetta del caffè sul fuoco, ho fatto il caffè e ho pure cucinato, ho fatto le penne al raccun bolognese. Mo ve lo faccio vedere. E ho fatto questo per me e per mio marito, visto che l'altra volta mi hanno detto perché io e mio marito mangiavamo diverso, non è che mangiavamo diverso, è che io la pasta non me la mangio tutti i giorni. Tutti i giorni mi mangio il secondo, le vetture, ma la pasta una massimo proprio esagerata 2 volte alla settimana, questo era. Comunque, l'abbro sa ancora così perché tra poco viene mio marito, mangiamo. Andiamo a fare certi servizi e poi torniamo e facciamo un labbro. Patatine, eccoci. Continuiamo il primo vlogmas, che vi faccio vedere certe cose che ho comprato. Dopodiché metto la setta, la piantina fuori al balcone. Vi faccio vedere la lucina che cammina e poi ci salutiamo definitivamente e ci vediamo domani. Perché farò un video al giorno fino a quanto sarà, anche se vedete quasi le stesse cose tutti i giorni, perché quello è. Iniziamo. Abbiamo preso il primo, diciamo, panettone del mese, dell'anno, del mese, il budino, questo qua della Pauli, il budino che a noi ci piace sempre, ci piacciono questi qua della Pauli. Poi ho preso 2 pacchi di faccette nere per mettere questa qui fuori al bancone, che dopo la vado a immettere. La vado a immettere? La metto che vado a immettere. La vado a mettere. E poi abbiamo comprato queste qua sono le lucine colorate per labbro, perché quelle dell'anno scorso, diciamo l'anno scorso, ce l'avevo mi sembra da 2 anni, sì, da 2 anni si erano rotte e l'anno scorso l'ho fatto soltanto con il mantello. Però quest'anno ho voluto queste qua multicolore. Sì. E
Sì, sono multicolore giallo, verde, rosso e blu. Sono. In più ci metto il mantello sopra, bianco. Ci metto. Io ora vado a mettere questa pure paccone, labbro e ancora senza fare, perché mio marito è voluto andare a lavoro prima, siamo usciti un attimo, siamo andati a fare i servizi che vi dicevo, abbiamo comprato il panettone, le lampadine e le faccette che mi servivano per mettere questa bomba fuori a pancone. E non abbiamo avuto tempo per fare il labbro. Lo facciamo domani se qualcosa. Credo che il vlog di domani durerà di meno perché domani uscirò con la mia amica che si deve fare le unghie, lei la devo accompagnare io dall'estetista perché ha un bambino di 2 anni e allora non lo può rimanere tra la mamma perché la mamma sta a fare, mi ha chiesto il piacere se l'accompagno io, che io ci tengo il bambino mentre lei si fa le unghie. Ho detto ok, non ci sono problemi. Allora, mentre lei si fa le unghie, io ci tengo il bambino. L'appuntamento alle 9, 9:30 l'appuntamento, però lei mi viene prima perché dove abita l'estetista. Non è semplice trovare il parcheggio per la macchina, allora ferma la macchina a casa mia e andiamo a piedi con il passeggino dall'estetista. Perciò non credo che avrò tempo di vloggare, ma vloggherò qualcosa anche se 5-10 minuti il pomeriggio. Vanno a fare le ciance, vado a mettere la sedia, la patina fuori al balcone e dopo ci risentiamo. A dopo! Fatto nota qui. Poi l'ho messo sotto così. Fino qua. Avete visto, patatine, la sedia, le patatine che ho messo fuori a balcone, da dove parte, dove finisce. Le luci colorate, gialle, verde, rosse, gialle, rosse, verde, blu, che camminano, poi si ferma, per esempio si ferma blu e verde, camminano rosso e giallo, poi si ferma rosso e giallo, camminano verde e blu, poi si spegne tutta, poi si accende, comunque da sola, mi piace. E niente, patatine mie, questo è per il primo vlogmas. Cose che io non le mai mettevo all'inizio di dicembre, li mettevo sempre il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, per esempio, l'albero, la sedia, la patina fuori, il tappeto fuori alla porta. Lo mettevo tutto l'8 dicembre. Quest'anno mi è venuta la fissa di metterla, di preparare tutto prima per Natale e le ho fatte. Noi ci vediamo domani. Io vi saluto. Non lo so quanto lo vedete, se credo domani mattina, perciò vi auguro un buongiorno e noi ci vediamo domani con il secondo vlogmas. Ciao!